alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org. Tra i più noti presentatori della televisione italiana, ha iniziato la sua carriera negli anni 80 conducendo programmi per bambini come 3, 2, 1, Contatto. E soprattutto Bim Bum Bam, che gli porta grande notorietà sul piccolo schermo. Ha poi condotto svariati programmi di successo, sia per le reti Rai che per Mediaset, tra cui Beato tra le donne, I cervelloni, Tira e molla, Ciao Darwin, chi ha incastrato Peter Pan, Striscia la notizia, Affari tuoi, Domenica in Il senso della vita e Avanti un altro. Una rottura non è mai così semplice, soprattutto se arriva dopo 26 anni insieme, siamo separati. Eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia. Tra di noi, il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati. Sono queste le parole di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che, in una lunga intervista a Vanity Fair, hanno spiegato insieme le ragioni del loro addio. Tuttavia, nelle ultime ore Alberto Dandolo, nella sua rubrica su Oggi, ha raccontato di come alcune voci sulla presunta relazione del conduttore con un'altra donna siano infondati. Ma procediamo con ordine. Soffre per la fine del suo matrimonio, ha sottolineato Alberto Dandolo. A oggi risulta che il noto conduttore abbia il cuore assolutamente libero e che nutre ancora un profondo sentimento per Sonia. Chi lo conosce bene sa che ha lottato fino all'ultimo per salvare il suo matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui.